Pochi come lui hanno dimostrato che il gol è anche una questione di velocità, di riflessi, di gambe, di pensiero. Forse solo la Juve, nei confronti di Pietro Anastasi, ha saputo essere più rapida, perché per averlo tra le proprie fila ha bruciato sul tempo la concorrenza in maniera assolutamente sorprendente. Il fatto risale all'estate del 1968. Pietro è un ragazzo di 20 anni, destinato a vivere da protagonista quei mesi perché sarà lui a segnare il primo gol nella finale dell'Europeo contro la Jugoslavia. Piace alla Juventus, che ha avuto modo di assaggiarne le qualità in una gara incredibile dove Anastasi trascina il suo Varese a una vittoria clamorosa sui bianconeri. 5-0 e tripletta del giovane bomber assolutamente imprendibile. L'Inter ha messo gli occhi su di lui. Lo fa giocare in un amichevole, ma nell'intervallo gli fanno sapere che la Juventus lo ha acquistato. È il vivacissimo Anastasi che infila con un gran tiro da oltre 20 metri la rete vicentina. Pur di averlo, Gianni Agnelli ha offerto una fornitura di compressori per frigoriferi a Borghi, patron del Varese e dell'Ignis. Per Pietro è la realizzazione di un sogno. Lui, catanese juventino dalla nascita. Il passo per diventare un idolo del popolo bianconero è breve. I siciliani presenti in curva Filadelfia vedono in lui il simbolo della loro integrazione a Torino e a suon di gol fa innamorare talmente la gente che nei distinti centrali compare uno striscione eloquente: Anastasi Pelé Bianco. Petruzzo, come viene ribattezzato, trascorre 8 stagioni alla corte della vecchia signora. Dopo aver vinto 3 scudetti se ne va nel 1976 in uno scambio con Boninsegna dell'Inter. A pesare sono le troppe incomprensioni con l'allenatore Parola e il rapporto si chiude. Ma il feeling con la sua gente non si chiude certo con il distacco. Il 30 aprile del 1979, con il suo Ascoli, viene proprio a Torino a realizzare il suo 100° gol in Serie A. E così, mentre in casa bianconera si presume, gli altri segnano. Qui è Bettega che sbaglia. E qui invece la pennellata di Moro, la vediamo, per la 100° rete di Anastasi. Eccola. Una festa tra vecchi amici dopo 8 minuti di gioco. Ha fretta di emergere Pietro Anastasi. Sa che la Juventus è l'occasione della sua vita e non se la fa sfuggire. Prova ne è l'esordio in campionato con la maglia bianconera. A Bergamo trascorrono 4 minuti ed è già gol. Non solo. La doppietta che realizza nella gara con l'Atalanta lascia intendere chiaramente che l'età giovanile del nuovo acquisto si accompagna al coraggio. Pietro è tutto istinto, sente il gol, lo tenta anche in condizioni difficili. I risultati sono eccellenti, le sue realizzazioni raramente rientrano nei capitoli della normalità. Il primo grande exploit che lo rende idolo della gente è la rete che decide il derby d'andata del campionato 1968-69. Torino e Juventus sono fermi sull'1-1 per effetto delle reti del bianconero Menichelli e del granata Combin. A 2 minuti dal fischio di chiusura, Anastasi trova il corridoio per far impazzire di gioia la curva Filadelfia. Al 41esimo, il gol della vittoria juventina. Anastasi tira da lontano, Cerese ribatte e il centravanti calcia ancora di destra. La palla schizza per terra e si infila nell'angolo. Juventus 2, Torino 1. Anche Juventus-Cagliari del 1970-71 conferma come Anastasi sia il classico attaccante che non si arrende mai. Il suo gol d'apertura viene pareggiato da Goli, ma allo scoccare dell'ultimo minuto, il centravanti bianconero si inventa l'ennesimo colpo a sorpresa che permette la conquista dell'intera posta. Che arriva al 90esimo, lancio di Capello, guizzo di Anastasi che toglie la palla a Tomasini ed Albertosi per mandarle in rete. Rivediamo questo gol da una diversa angolazione. Si vede bene l'abile tocco di Anastasi che mette fuori causa i difensori del Cagliari. Tra le grandi performance della sua avventura in bianconero ci sono gli 8 gol realizzati nello spazio di 3 partite nel campionato 1973-74. 2 alla Roma, all'Olimpico, 3 a testa in casa e al Vicenza in trasferta. È un anticipo di ciò che succederà la stagione successiva, quando già Anastasi non condivide alcune esclusioni decise dall'allenatore Parola. In Juventus-Lazio, Pietro si prende la sua grande rivincita personale, entrando a gara in corso e inventandosi una tripletta nel ristretto giro di 5 minuti. Un'impresa da record, incredibile.
Di tutto rilievo oggi nella Juve la prova di Furino, di Causio, di Morini e di Cucurettu, mentre un capitolo a parte tocca ad Anastasi, che è entrato in lizza al 25esimo della ripresa, ha siglato 3 reti, una dopo l'altra, una più bella dell'altra, nel giro di 4 minuti. Un'impresa che nella nostra memoria non ha riscontro. Al 25esimo entra Anastasi ed esce Bettega. Poco dopo c'è uno scambio Chinaglia d'Amico, che pressato da Capello tira fuori. 4 minuti dopo c'è un ottimo spunto di Causio sulla linea laterale. Causio si libera di Badiani e centra basso. Anastasi mette a segno di collo destro. Juventus 2, Lazio 0. 41esimo, corner di Causio per Capello che centra. Deviazione volante di Anastasi e rete imparabile. 43esimo, caparbia azione di Viola che riconquista la palla su Rececconi. Controlla e calibra un pallonetto che coglie la traversa. Anastasi riprende di testa e centra il palo, poi con secco destro infila Pulici. 4-0. L'ultimo gol di Anastasi con la maglia della Juventus, che fissa la sua quota a 130, è del 19 ottobre 1975, in un Juventus-Fiorentina terminato 4-2 a favore dei bianconeri.